Sì, assolutamente, non è la prima volta, dobbiamo sottolineare. C'è stata veramente una sinergia di forze tra i carabinieri e l'ASL, in particolare del servizio del SERT di Pescara Chieti. Le segnalazioni sono giunte proprio dal SERT, sono giunte da persone ovviamente che sono addette ai lavori e siamo stati ben lieti di accogliere questo richiamo, anche perché le informazioni tra noi i vari enti dello Stato corrono, diciamo, tutti i giorni, sono informazioni che acquisiamo tutti i giorni e cerchiamo di sviluppare nel migliore dei modi. In questo caso devo dire che le segnalazioni sono state fondate e ci ha portato a questo brillante risultato.